Ciao ragazze, nuovo video. Allora, questa mattina ho deciso di girare il tutorial di cui avevo già pubblicato una piccola anteprima. Il tutorial in collaborazione con Perline Gioielli. Si tratta di incastonare in maniera molto molto semplice una goccia in resina utilizzando delle Delica e delle Rocaille. È un progetto veramente molto molto semplice che vuole essere diretto sia per quelle persone che magari non sono tanto predisposte verso il peyote, insomma, in questo modo si possono un po' allenare. E poi per dare comunque un'idea semplice, insomma, questa qui diciamo che potrebbe essere la base, per le più esperte, e poi si può arricchire il contorno. Però devo dire che a me piacciono molto così perché comunque c'è il contrasto delle perline che dà colore e sono degli orecchini molto molto semplici che si possono indossare tutti i giorni. Di tutorial su incastonature di gocce ce ne sono su YouTube, però questo comunque vuole essere un modo alternativo di incastonare una goccia senza aumenti o diminuzioni, ma semplicemente utilizzando tre tipologie di perline diverse. Quindi andiamo subito a vedere i materiali. Poi comunque ve li scrivo bene nel box informazioni con anche tutti i codici relativi. Questa qui è la goccia famosa, Graziana ne ha anche di diversi colori, oltre a quelle rosa ci sono anche viola, bianche, color panna e forse anche nere. Comunque vi lascio appunto i codici al di sotto e misurano 25 x 18 mm. Questo è importante perché se magari avete già delle gocce 25 x 18 potete provare a incastonarle in questa maniera. Poi servono delle Delica 11-0, io utilizzo queste qui rosa. Poi servono delle Rocaille 15-0, io utilizzo queste qui. Le Miyuki White Pearl, scusate. E poi queste, le Rocaille 11-0, io le utilizzo fucsia di questo bel magenta. Non ho il codice, ma comunque appunto, come vi ho già detto, ve li scrivo tutti sotto nel box informazioni. Allora, vediamo subito come incominciare. Dovete infilare sul vostro filo 52 Delica 11-0, dopodiché rientrate e cominciate il primo giro a peyote. Quindi vi faccio vedere i miei ultimi passaggi. Io sto uscendo da questa delica, ne prendo una, salto la delica successiva ed entro in quella dopo. E tiro il mio filo. Mi manca l'ultima, quindi inserisco una delica, rientro non in quella dopo, ma in quella successiva. Ed ecco qua, e rientro anche nella prima delica che avevo inserito nel giro. In questo modo, eccomi qua, sono pronta a cominciare un nuovo giro. Quindi dovremo fare altri due giri al peyote con delica 11-0, proprio in maniera semplicissima. Oltre il primo ne fate altri due. Allora, ovviamente mi sono sbagliata, scusate, ma è mattina presto, si sentirà anche dalla mia voce e quindi mi sono confusa. Non dovete fare due giri dopo il primo che avete già fatto, ma ne dovete fare semplicemente un altro. Vi ritroverete con una, due, tre e quattro delica, ok, che fanno i giri. A questo punto cambiamo tipologia di perline e facciamo un giro a peyote con le Rocaille 11. Quindi, come prima, prendo la mia Rocaille da 11-0 ed entro nella delica sporgente subito dopo. Ecco qui. Di nuovo una Rocaille e rientro nella delica sporgente che c'è dopo. Ecco qui. Continuate in questa maniera per tutto il giro. Ecco qui, ho finito il mio giro di Rocaille 11-0. Adesso ne dovremo fare un altro identico, ma con le Rocaille da 15. Quindi cambiamo dimensione. Io esco da questa Rocaille qui e mi inserisco nella Rocaille 11-0 che c'è dopo e tiro il mio filo.
Ecco qui. Di nuovo. Una 15. Rientro nella rocaille 11.0 che c'è dopo. Ecco qua. Vedete? Continuo così per tutto il giro. Ho finito anche questo giro. Adesso dobbiamo uscire da una rocaille 15.0. Esco da questa. Inserisco una rocaille da 15 e mi inserisco nella 15.0 che c'è dopo e tiro bene il mio filo. Ecco qua. Adesso però non devo inserire di già un'altra 15.0, ma mi devo inserire nella 11 e uscire dalla 15.0 che c'è dopo. In sostanza andremo a fare dei cappiettini e infileremo dei piccoli picot, una 15.0 sì e una 15.0 no. Quindi adesso possiamo inserirla e rientriamo nella 15.0 che c'è dopo, ma anche nella 11 e nella 15.0 che c'è dopo ancora. Dobbiamo rientrare in questo trio di perline e tiro il mio filo ed ecco qua che si è formato l'altro cappietto, vedete? 1 e 2. Di nuovo ve lo faccio vedere un'altra volta, prendo una 15 e mi inserisco nella 15.0 che c'è dopo, nella 11 e nella 15.0 che c'è dopo ancora. Questo terzetto di perline. E tiro. Ecco qua. Vedete che si formano questi piccoli picot. Continuate così per tutto il giro. Ho finito il giro, come vedete dovete tirare un po' la lavorazione di modo che si stringa bene. Adesso ci spostiamo sul retro per fissare la goccia, quindi io sto uscendo da una rocaille 11, rientro in obliquo in tutte le 4 d'elica, così. Ecco qua. Adesso inseriamo la nostra goccia. Ovviamente mi è caduta per terra. Vabbè. Ah, volevo intanto farvi notare una cosa, che questa lavorazione viene, vedete che noi abbiamo fatto questa lavorazione su alzata, perché abbiamo un numero di perline pari, siamo partite con 52, quindi ne abbiamo 26 spazi da riempire. In questo modo viene la lavorazione una perlina sì, una perlina no. Questo ve lo dico nel caso in cui vogliate incastonare delle gocce più grandi o più piccole, delle gocce 25x18 come questa, di modo che dovete regolarvi sul numero di perline in modo da avere un numero pari, altrimenti il tipo di decorazione non viene. Quindi infiliamo la nostra goccia. Così. Ecco qua. Eccola qui. Praticamente adesso andiamo a rifinire meglio la goccia sul retro infilando delle rocaille 15.0 e poi termineremo la decorazione invece davanti con altri due giri, quindi facciamo questa operazione per fissare la goccia al meglio. Quindi stiamo uscendo da una delica, vedete, e semplicemente infiliamo, io lo chiudo in questo modo, potete chiuderlo come siete abituate, quindi facendo un normale giro con 15.0, oppure in questo modo che vi faccio vedere. Semplicemente io infilo la 15 nella delica subito dopo e nella delica dopo ancora, quindi rientro, purtroppo non si vede il tubo, rientro in due delica, non in una sola. E tiro. Ecco, vedete che la 15 si va a posizionare qua. Di nuovo una 15 e rientro in due delica.
così. Quindi faccio tutto il giro in questo modo. Ho finito di inserire le mie 15. Adesso, per stringere al meglio, cosa faccio? Esco da una 15 e inserisco due 15. E mi inserisco nella 15 che c'è dopo. Così. Di nuovo due 15. E mi inserisco nella 15 che c'è dopo. Ecco. Si verrà a creare questa cosa. A me piace perché comunque è un modo veloce per riuscire a incastrare al meglio la goccia. Poi invece, se volete essere più precise, potete fare un peyote normale, quindi infilando 15-0 in tutti gli spazi. Ecco, quindi continuate così per tutto il giro, dopodiché saremo pronte per ritornare sul fronte e appunto terminare la decorazione. Notate una cosa, cercate di posizionare la goccia in modo tale che questo picot bianco sia esattamente in mezzo, vedete? Niente, ci vediamo al giro successivo. Qui la mia goccia è perfettamente incastonata, vedete, questo è il mio retro. Adesso mi devo spostare sul davanti da una delle famose 15-0 con cui siamo usciti nell'ultimo giro, quindi queste qui con cui abbiamo realizzato i picot. Ecco, io sto uscendo da questa. Adesso cosa facciamo? Inseriamo due qui 11-0, scusate, quindi le rocaille più grandi, e ci inseriamo semplicemente nella 15-0 del picot che c'è dopo e tiro. Ecco qua, vedete, semplicemente tra le rocaille dei picot inseriremo 2 11-0. Di nuovo prendo 2 11 e mi infilo nella 15-0 del picot che c'è dopo. Ecco qua. Continuate così per tutto il giro. Ho finito anche questo giro, adesso ci manca l'ultimo. Vedete come la goccia è molto più compatta nella sua incastonatura. Usciamo da una rocaille 11-0, la prima della coppia che abbiamo inserito. Vedete, io esco da questa qui, in questa direzione. Inseriamo semplicemente una 15. Poi rientriamo nella rocaille 11-0 della coppia, nella 15 che c'è sotto e nella prima rocaille 11-0 della coppia successiva e tiriamo il filo. Ecco qui. In questo modo creeremo come dei piccoli picot sopra la coppia di rocaille 11-0. Di nuovo una 15 e rientro nella rocaille 11-0 successiva della coppia, nella 15-0 che sta sotto e nella 11-0 della coppia successiva. 3 perline e tiro. Ed ecco qua, anche qui così c'è una perlina in più. Vedete? Ecco, dovete continuare così per tutto il giro. Non importa se poi i picot non si posizionano proprio verso la goccia, ma rimangono un po' più tridimensionali. Creeranno proprio questo effetto di contrasto e di tridimensionalità. Quindi continuate per tutto il giro, poi non vi resta che fare un piccolo cappietto qui sopra, che io faccio con 4 rocaille 11-0, e inserire la monachella. Ci vediamo qui a orecchini completati. Ecco qui gli orecchini drop terminati.
Spero che questa tipologia di incastonatura vi sia piaciuta. Come vedete, è molto molto semplice. Magari se volete potete ripassare davanti un'altra volta sull'ultimo giro di perline per stringere proprio al miglio. Ovviamente vi consiglio di giocare un po' con i colori, come vedete in questo caso sono molto in contrasto perché appunto ho scelto il bianco per le 15 e il fucsia per le 11, quindi vi consiglio di fare questa tipologia di contrasto perché la decorazione possa vedersi al meglio. Poi le gocce comunque rimangono abbastanza protagoniste, nel senso che non vengono coperte poi del tutto. Niente, io vi auguro appunto buon perlinamento se farete questo tutorial. Un bacione a Graziana che ci dà sempre questi materiali stupendi che a me ispirano sempre. E al prossimo video. Ciao ciao!